Ci sono molti regali che un cantautore può fare al proprio pubblico e tra questi c'è sicuramente quello di raccontarlo. E il caloroso pubblico di Gianluca Giagnorio, accorso nella storica location di Spazio Musica a Pavia per assistere allo spettacolo Strade, si sarà senza dubbio sentito raccontato. Nei brani di Giagnorio si percepisce la nostalgia nei confronti del passato, di quegli anni 90 dove non esistevano i selfie, dove chi aveva talento non doveva passare davanti alle telecamere di un talent, quel decennio dove anche l'amore sembrava vissuto in maniera diversa. Sensazioni e ricordi che la generazione di trentenni cantata dal cantautore vogherese conosce molto bene, ed è per questo che i brani di Giagnorio conquistano l'ascoltatore, fino ad immedesimarlo in quelle parole che sembrano scritte di getto come una liberazione, uno sfogo. Lo stesso sfogo che Gianluca mette sul pentagramma nei confronti di un sistema discografico al quale non va mai bene come sei, perché o sei troppo bello o troppo poco bello, o sei troppo bravo o poco bravo, ma non puoi mai essere ciò che sei veramente. Strade, arricchito dai monologhi di Max Pilla, è uno spettacolo che racconta, parla della vita di un cantautore che combatte quotidianamente per vivere di musica, ma anche di una generazione a metà strada tra amore ed apparenza, vissuto e visto, vero e virtuale. Tra pochissimo qua sul palco di Spazio Musica salirà Gianluca Giagnorio, le prove sono state fatte, io per il momento sono circondato dalla band. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene, grazie. Tutto bene, siete emozionati? No, però No, ha detto di no. Concentrati. Concentrati, anche voi? Sì, assolutamente sì. Emozione zero? Zero. Ragazzi, cioè qua c'è dell'esperienza ormai, eh. Beh, emozione un po' sì, dai. Un pochino sì. Cos'è che hai detto? C'è dell'alcol. C'è dell'alcol, ma non si può dire. Censuriamo. No, sto scherzando. Tu collabori con Gianluca da tantissimi anni. Sì, abbiamo iniziato a suonare insieme ormai, saranno 10 anni fa più o meno. Quindi abbiamo una piccolissima band, abbiamo deciso di cominciare a mettere in piedi arrangiamenti per pezzi inediti, dopodiché Gianluca ha cominciato a intraprendere la carriera da solista, diciamo, e io e gli altri abbiamo deciso di accompagnarlo come sua band. Per ogni band che si rispetti ci sono anche degli aneddoti, dei momenti di vita vissuta. Sul palcoscenico, giù dal palcoscenico, c'è sempre qualcosa che non si vede ma che succede. Non si vedono, succedono ma non si possono dire. Come non si possono dire? Ma no, ma noi vogliamo saperle. Ma l'unica cosa raccontabile è che qualche giorno fa abbiamo registrato il video al Brallo. Tra l'altro tra pochissimo faremo anche vedere. E c'era la strada interrotta al mio arrivo e quindi ho deciso di fare una pista da motocross e quad. E la mia macchina... Con una Fiat Idea, specifica lui. La mia macchina ringrazia. Certamente, come sta? Bellissimo. Non sta molto bene, però è viva. Io, quello di Amici, chitarra in spalla, vi racconto la mia musica. Beh, Giulia, non proprio io quello di Amici, ma secondo pensavo me... Pensavo io. No, Giulia, no, non hai ben chiara come si svolgerà la serata questa sera. Non è io quello di Amici, no, ma lo è... Lo sai. È lui quello di Amici. È Gianluca Giagnorio, che questa sera qua, allo Spazio Musica, porta lo spettacolo Strade. E noi, di Occhio Pavese, insieme a Giulia Tader, siamo qua per raccontarvi la serata. E quindi, buona musica con Gianluca Giagnorio. Ciao, buona serata. Fra poco noi partiremo con la presentazione. Gianluca Giagnorio, Strade. E se i sogni fossero soltanto un cartello da seguire? Una strada che porta ad altre strade? Un viaggio da vivere? Faticoso, sì, ma pieno di significato. Se i sogni non fossero soltanto uno spazio in un mondo irreali, ma fossero qualcosa di più, se fossero un'indicazione, se fossero un qualcosa di molto più pragmatico e concreto, cosa sarebbe di noi? E allora io penso al fatto che c'è una canzone che ci dice più o meno... Cioè, ho imparato a sognare e non smetterò. Ho imparato a sognare. O forse non dovrei dire ho reimparato a sognare. Sì, perché pensateci. Quando siamo bambini, noi sogniamo sempre,
ogni singolo istante delle nostre vite. Ogni giorno la nostra immaginazione viaggia e ci fa credere che siano reali esperienze o cose che non potrebbero essere senza la nostra fantasia, senza il coraggio di crederci. Solo che poi crescendo ci dicono che serve essere concreti, pratici, pragmatici, cinici. Serve lasciare il passato alle spalle, e nel passato rientrano anche i sogni che avevamo da bambini, da adolescenti. Solo che quella sera, quando ero in macchina, stavo guidando, era una sera di novembre, ero con la mia inseparabile chitarra verde, ero con la mia chiavetta USB bianca in tasca, quella su cui sono salvati tutti i miei testi, tutte le mie canzoni, i miei ricordi, i miei appunti di viaggio. Quella sera, io accendendo la radio ascoltai questa canzone e quelle note, quelle parole, il calore di quella voce fecero vibrare le corde della mia anima e io mi resi conto che forse no, non avevo mai davvero imparato a sognare. E fu allora che mi venne in mente di scrivere una canzone, Strade, da cui poi è nato questo libro, è nato un album, è nata questa serata qui con voi. Strade. E allora sì, ho pensato che davvero da quel giorno ho imparato a sognare. Signore e signori, Gianluca Giannorio. Maestro, 5 secondi e tutta la sua bella. Eccolo qua Gianluca Giannorio, ciao. Ciao, ciao. Buonasera, benvenuto. Ciao. È arrivato anche Massimo. Io sono con più coglioni. Ciao. Ciao, ok. Abbiamo avuto questa apparizione. L'hai visto, giuro. No. Quello che ha fatto vedere che cos'era? Quello è il mio libro che ho scritto un anno fa, esattamente a dicembre dell'anno scorso è uscito il mio primo libro. Sto già lavorando al secondo, insomma, ci stiamo muovendo. Il mio primo libro parla del mio percorso musicale, che poi è un percorso di vita. Dove racconto appunto dai miei inizi fino ad arrivare ad oggi, non ad oggi ovviamente, però nel senso i giorni attuali, nella preparazione di qualcosa di più grande, perché tutto ciò che fai nella vita penso che sia un percorso, no? Quindi inizi da un punto e non sai mai dove puoi arrivare, ecco, sostanzialmente il mio libro parla di questo, di un percorso di una persona che rincorre i suoi sogni, i suoi obiettivi. È un libro che sì, è autobiografico, però
In realtà mi piacerebbe che fosse un po' di tutti, no? La chiamo la biografia, vorrei che fosse la biografia di tutti. Certo, alla fine la tua vita è un racconto reale, ma è comunque un racconto nel quale ci si può identificare. Il titolo del libro è Strade, e non per caso è anche il titolo dello spettacolo che partirà tra pochissimi minuti. Tra l'altro io volevo chiederti, a livello di emozione, quanto stai? Bah, allora, sono riuscito un po' a migliorare su sta cosa, perché la prima volta che abbiamo fatto la prima esibizione nel teatro di Rimanazzano, però vabbè, non che questa non sia importante, però sai, un teatro è sempre un teatro. Era più grande, c'era più gente, era la prima, quindi è stato abbastanza emozionante. Stasera sono abbastanza tranquillo, poi vedo tante persone positive, insomma, si prospetta una bella serata, dai. Poi Spazio Musica ha questo potere, ti fa sentire un po' a casa, no? Ci ho tenuto tantissimo a venire qua questa sera perché è un locale particolare, storico, importante, sono felice di essere qua. Sognerò l'estate arrivo latino. Prenderò la vita a voi come un vino. Adesso che mi ritrovo qua, lontano dalla solita routine quotidiana, ma chi la pensa più questa grigia città? Ma più si dia lei che una savana, non la sopportavo più quell'aria di città. È come una prigione, ho voglia di libertà. E domani notte sole sarò, farò l'amore con le stelle, il mare ascolterò. Perché Strade è uno spettacolo così importante per te? Beh, perché innanzitutto racconta sì il mio libro, però lo faccio con le mie canzoni e con tutte le canzoni che hanno accompagnato il mio percorso. E quindi parla di musica, parla della mia vita, io sentivo il bisogno assoluto di esprimermi, no? È sempre stato un po' il mio cruccio, il mio pallino. L'ho fatto prima con un libro, l'ho fatto prima con le mie canzoni, poi ho pensato di scrivere un libro che è sempre stato il mio pallino, poter scrivere un libro, ce l'ho fatta. Ora è bello poter raccontare il mio libro con le mie canzoni e con le canzoni che hanno fatto la colonna sonora a tutti i miei passi, quindi è una cosa bellissima. Vorrei che fosse un inno alla vita, no? Un inno alla vita non solo mia, ma di tutti, perché penso che la musica sia, questo libro è pieno di musica, la musica dei sogni la chiamo io, che deve accompagnare ogni singolo passo del nostro percorso, perché ci tiene vivi, non ci fa morire dentro. E penso che sia la cosa più bella. Non c'era social network, non c'era ancora Facebook, se ti piaceva una, dovevi scoprirlo, era tutto più sociale, meno digitale, ed ogni cosa nuova era un regalo da scattare. C'era un squint, dite io ti penso, ti immaginavi mentre facevi sesso con lei, che la sognavi sempre, o con la mamma inglese, il tuo sogno ricorrente. C'era le veglie, c'era più voglie, c'era qui non è un concerto, ma è un incontro tra live music e... Sì, un recital alla fine, no? Recital, esatto. Ovviamente ci sono più canzoni che interventi parlati, però riprenderò magari spiegherò alcune mie canzoni, come sono venute fuori, tramite dei miei racconti, le mie esperienze. Esperienze che, ripeto, un po' tutti si sono ritrovati. Infatti le persone che hanno letto il libro mi dicono: cavolo Giallo, mi hai fatto ritrovare in quell'esperienza che hai vissuto. Mi ha aiutato nello svolgimento di tutto Max Pilla, quell'omino che abbiamo visto poco fa con un libro in mano. È bello, insomma, sono felice. Sai, purtroppo, amore, mi spiace. Amore mio, non siamo tutti calciatori, e non ti porta a cena con i procuratori. Ma che ci vuoi fare se ho scritto canzoni? Per tirare avanti faccio quattro lavori. Amore mio, non siamo tutti calciatori, che possono diventare all'occorrenza scrittori. Diventano dei messaggeri di pace, posso fare tutto quello che mi piace. Pensa, non è che mi vuoi provare, amore, penso qua, se io fossi calciatore ti porterei a fare shopping ogni volta che vuoi, con l'aereo persino al Dubai, ma dovevo ascoltare il mio amico.
ma se sabato andavo a suonare sempre pro, amore mi spiace. Andiamo a fare l'audizione e presentiamo due brani. Cavolo, guarda. Decidiamo che brani portare. Uno era C'era una volta la lira, il brano che avete sentito prima, e l'altro era una cover. Decidiamo di portare Pigro di Ivan Graziani. Facciamo il primo brano, C'era una volta la lira. È bello, sì, si lascia ascoltare bene. Ecco, quando uno ti dice così, il discografico ti dice così, il brano non è piaciuto. Però l'aveva colpito Pigro e mi fa: invece è molto bello il secondo brano, Pigro. Ma come l'hai scritto? Cioè, ti prego. Tra l'altro questo è anche abbastanza affermato, come non facciamo noi. E sono rimasto un po' lì e ho detto, beh, mi è venuto così una sera di getto. E invece poi comunque non mi ha chiamato lo stesso, però. La cosa buffa, quindi, questa cosa poi mi ha fatto pensare, quindi dici, cavolo, tante volte andiamo a farci delle menate su dei giudizi che riceviamo, no? E tante volte ci lasciamo abbattere da sta cosa. In realtà, secondo me, non dovrebbe essere una resa, ma un modo per spronarti a cercare di fare meglio e migliorarti sempre. E magari ad essere un po' meno pigri. Tu sai citare i classici a memoria, ma non distingui il ramo da una foglia. Una mente fertile, tu dici è la base, ma la tua scienza ha creato l'ignoranza, ha creato l'ignoranza. Pigro, uno su mille ce l'avrebbe fatto, mai fatto due conti e qualcosa non torna, però vai avanti con poca fortuna, sperando che sia la tua volta buona. Ma che vada un nuovo palco, immaginerai. Ma che vada una canzone, ti dedicherai. Sì, questa qua, per quelli come me, in che non vivono gli errori, chiedendo sì perché. Questa qua per quelli come me, che almeno in qualche sogno diventeranno re. Sembra romano, sei troppo giovane, sembra romano, sei troppo vecchio, sembra romano, non è l'immagine, sembra romano, sei poco bello, o forse lo sei troppo, per prenderti sul serio, ma se anche fosse un cesso, qualcuno ti dirà, sembra romano, sei un po' in ritardo, sembra romano, è troppo presto, sembra romano, qui sbagli questo, sembra romano, troppo perfetto. Aspetta dal colloquio, domande tra bocchetto e quelle tre parole, anche se sei perfetto, se la domanda, ma non so, se la domanda, mi spiace, ma per me no, se la domanda, cerchiamo altro, se la domanda, cerchiamo quello, se ti appeggio una notte, davanti a quella montagna, non lo sai, come perfetto, è ancora da inventare.
frase che non è molto da dolce stil novo, mi viene in mente così, potrei dire che l'amore e la passione sono la benzina che alimentano quel motore che ci porta verso i nostri sogni. L'amore è una visione, una nuova visione, un nuovo sguardo su noi stessi, sul mondo, sugli altri. All'amore non ci si affida, non si può fare altro che affidarsi a questo sentimento, perché come Gianluca cita nel suo libro Amor vincit omnia. Allora, signore e signori, Nico Secondini, Gianluca Giagnorio in Principessa. Principessa, come sei bella quando sorridi ed il mondo si accende, come se tu fossi un diamante. Sei perfetta, così imperfetta, quando ti offendi ti aspetti un regalo, come se fosse un capriccio per te. Bianco non c'è più, ti basta un fiore per sognare. Principessa, siediti al mio fianco, un trono che ti aspetta. Principessa, trasformeremo in sfide ogni tua tristezza. Principessa, vedrai, farà di te di ogni stella, principessa. Quest'anno vuoto che c'è, non voglio neanche più leggere, perché tutti ne vivrei, sembra parlare di te. Tu così silenziosa, parlava la tua presenza che in ogni istante colora l'atmosfera magica. Dimmi che tornerai, amare i ricordi che usano di noi, quante canzoni, quanti viaggi, quante emozioni e quanti piatti tra noi, tra noi, tra noi, ma non sono qui. Quanta passione, quante pazzie, il nostro amore, le nostre follie, dimmi, 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 dove sono qui. Stasera io spero marciapiedi le spiagge, i lampioni, le stelle, quelle strade saranno i nostri mari, a poter navigare senza rompere le piste. Scusatemi se la città stasera non esiste. Non ci saranno più le metropolitane, non bisognerà mai più andare a lavorare, attraverso le strade senza asfalto e sotto striscia. Avrà cadere la magia e poi la città svanisce. Io credo che per sapere dove andare sia importantissimo sapere da dove vieni. È magico come noi, capire radici là, e vaghiamo in mezzo al mondo cercando il nostro posto, ma quella terra rossa ci richiamerà. Nulla diremmo mai, nulla diremmo solo, quest'anno sempre festa, balliamo sotto il cielo blu. Nulla diremmo mare, nulla diremmo solo, quest'anno sempre festa, balliamo sotto il cielo blu. Durante il concerto spazio anche per il brano Camoscio, che ha permesso a Gianluca Giagnorio di partecipare ad Area Sanremo e che è stato scritto dopo il toccante racconto di un conoscente che ha vissuto in prima persona la realtà del carcere. Ma essere sempre solo
anche per pisciare, mi diceva, hai gli occhi addosso. E la cosa brutta è quando tutte le mattine il cellerino ti viene a svegliare battendo il suo manganello sulla sbarra. Vedremo in anteprima il tuo nuovo videoclip. Abbiamo deciso di, si partirà in realtà ufficialmente in questa primavera con l'uscita di diversi singoli. Magari qualcuno lo anticiperemo prima, vedremo. Stiamo lavorando con diverse persone, non faccio nomi né niente. Però abbiamo pensato di fare qualcosa noi da soli, di partire noi da soli come band su un brano che io sento molto mio, che è Who'll Stop the Rain, The Creedence Clearwater Revival. Ho rifatto un arrangiamento totalmente, mi perdoni il buon Fogerty, spero che non mi fucili quando sentirà la mia versione, però abbiamo voluto, è un brano che abbiamo sempre suonato assieme, ci veniva sempre molto bene, abbiamo deciso ragazzi facciamo un videoclip, vediamo come va. E devo ringraziare molto tantissimo i miei ragazzi, i ragazzi della band che mi danno una mano e un supporto importantissimo. E la Fiat Idea. Ovviamente, ringrazio anche Cesare Zanotti che mi ha dato una mano per l'arrangiamento iniziale in preproduzione. È una persona che mi ha sempre seguito e a cui devo veramente tanto. Cesare Zanotti è il vocal coach, è un vocal coach e nonché voce dei Raduno. Veramente occorre perderti in quel
mio libretto, che poi non è un libretto, c'è un percorso, c'è un racconto in cui ognuno di voi poi si può ritrovare. Ironia della sorte, ho presentato la mia prima esibizione dello show, è stato a Rivamazzano, in teatro, e io sono nato praticamente di fronte a questo teatro. Non avrei mai immaginato che anni dopo, tanti, avrei potuto raccontare il mio percorso davanti alla casa dove sono nato. Questo per dire che a volte certe strade non le scegli, ma sono loro a scegliere te. Per le strade della città
senza grandi amici che ti giuravano lealtà. Grazie a tutti.